Vi ricordate quando i dintorni delle città erano ancora posti puliti? Adesso che il mondo è diventato solo un gigantesco bidone pieno di rifiuti, ai margini delle città si ammassano montagne di spazzatura. Che genere di spazzatura? Ogni genere. Anche umana. Guardate. Già, è difficile non guardarla. Beh, è solo spazzatura. Così come altra spazzatura potete trovarla sull'altra macchina. Guardate Maddox. No, Maddox non era spazzatura. Maddox è mai stato lo spazzino in questa storia. Impossibile fregarlo. Perché ci ho provato allora? Semplice. Perché anch'io ero spazzatura. Spazzatura umana. Ed ecco com'è finita. Sul pavimento di una lurida cucina, con la testa contro il bidone dei rifiuti. Già, molto simbolico. Come c'ero arrivato su quel pavimento. Bisogna tornare a quel giorno, alle corse dei cani. Fortuna addosso, amico! Dopo la prima e la seconda rossa, temporale, Cincilla, Petronilla, Vela, Verdena. Attenzione, prego, attenzione. Una presente che ha colto il... Ehi, dove vai? Te l'avevo detto di non puntarlo, no? Quel cane non vinceva neanche se correva da solo. Che cosa vuoi? Io niente. Santino. Ah, sì. E cosa vuole? Oh, beh, sai, quei 20 milioni. Digli che li avrà. Quando sarà scaduto il mio debito, mercoledì. Certo, io volevo solo ricordartelo, siamo amici dopo tutto. Ma ti ho già favorito troppe volte. Santino diventa nervoso quando qualcuno dimentica certe scadenze. E allora? Ho sempre pagato, no? Pagherò anche questa volta, stai tranquillo. Mercoledì. Ricordatelo. Siete amici? Com'è che lo tieni più sotto pressione degli altri? Perché? Perché gioca soltanto i brocchi, come quelli che hanno le spalle al muro, e quelli con le spalle al muro sono capaci di tutto. Forse. Comunque non credo che solo con le percentuali delle riscossioni riuscirai a fare i soldi per metterti in società con Santini. No?
Ma che ti succede? Ho sentito dei rumori, forse c'è qualcuno. Ma no, non c'è nessuno. Ho sentito qualcosa. Ma no, non preoccuparti, dai. Dai, perché non andiamo via? Continuate. C'è tanta posta per lei, signor Zardi. Grazie. Gli affari vanno bene, eh? Che cosa stai facendo? Stavo controllando gli incassi del mese. Sei di nuovo nei guai, eh? Guarda che l'ultima volta che hai preso i soldi dalla cassaforte per pagare i tuoi debiti, ci è voluto un miracolo per rimetterceli. Maddox ha chiamato due volte ieri. Ha detto che se non produciamo di più, chiude l'agenzia. Non è la prima volta che lo dice. Sì, ma potrebbe essere l'ultima. C'è parecchia posta per te, ma niente di importante. L'unica cosa è una richiesta per assicurare dei gioielli. Ti aspettano domani, quando vuoi. Pensa piuttosto al mio stipendio. Sono 3 mesi che non mi paghi. Cosa vuole? Buongiorno. Sono Victor Zardi, delle assicurazioni provinciali. Entri pure. E questi sarebbero i gioielli da assicurare? Ma chi potrebbe aver voglia di rubarli? Una gazza ladra? Sì, gliel'ho detto anch'io, ma lui ha insistito. Chi è, suo padre? No, è mio marito. Fa il fioraio. Ci siamo sposati l'anno scorso. Allora? Che cosa gli devo dire? Che non vale la pena di assicurarli. Cos'ha da guardare tanto? Beh, vestita così, che cosa pretende? Che guardi il panorama? Perché lei come sta in casa sua? In giacca e cravatta? No, con questo impermeabile. Non può permettersi niente di meglio. E lei non si può permettere niente di meglio? No. Almeno finché rimango qui dentro. Probabilmente non è contro i furti che suo marito si dovrebbe assicurare. O sbaglio? E allora?
Ha 30 anni più di me, ha visto che tipo è. E perché l'ha sposato? Per i suoi capitali? Perché io sono una straniera istriana. Perché prima stavo in un campo profughi. Perché avevo bisogno della cittadinanza di questo paese, non crede che basti? Beh, sì. Probabilmente sì. Se fosse stato in un campo profughi farebbe a meno del probabilmente. Perché non vai a farci un giro un giorno o l'altro? E quello cos'è? È un modo come un altro per dimenticare le tristezze della vita coniugale o un innocente passatempo? Perché ha qualcosa in contrario o ne vuole un po'? No, grazie. Io vado ancora ad alcol. Come nei film in bianco e nero? Eh già, sono un tipo un po' all'antica. Beh, non credo di avere alcol di qualità, però ho dei succhi di frutta. No, però potrei prendere in esame qualche altra offerta della casa. Quale, per esempio? Sei sempre così o mi hai riservato un trattamento speciale? E tu hai l'abitudine di andare a letto con tutti quelli che bussano alla porta oppure è stato un trattamento di favore? Beh, diciamo abbastanza di favore. Ah, solo abbastanza? Te ne vai? Ho un appuntamento. Rimandalo. No, non posso farlo. Le persone con cui ce l'ho non sarebbero molto contente. E tu fai sempre solo cose per fare contenti gli altri. Oh, beh, dipende da chi sono gli altri. Gli altri sono gli altri e basta. Anche tuo marito? Soprattutto. Com'è tuo marito? È un topo. Un topo? Cosa vuoi dire? Cosa voglio dire? Hai mai visto i topi? Fanno schifo. E lui fa schifo come loro. Gli ho dato dei soldi per farmi sposare e avere la nazionalità. L'accordo era che ci saremmo lasciati subito dopo, ma lui non ha più voluto. È un topo e non lo sopporto più. Un topo fioraio. È una razza nuova. Fai presto a scherzare, tu. Non sai cosa mi costringe a fare. Lascialo. E per andare dove? E con che soldi? Beh, trovati un altro uomo. Sì, è capace ad ammazzarmi. Ah, sì? La vuoi vedere la sua pistola? Cosa ci fa un topo con una pistola? Una volta andava al poligono di tiro, ma ora preferisce usarla per spaventare. È convinto che avermi tirato fuori dal campo profughi gli dia ogni diritto. Che vuoi? La vita è dura per tutti. Ma per alcuni è più dura. Vorrei vederti averlo vicino la notte. Vorrei vederlo morto. La pistola ce l'hai. Ammazzalo. Credi che non ci abbia pensato? Tuo marito ha un'assicurazione sulla vita? No. Non lo so, non mi interessa. Ah, non ti interessa, eh? Beh, io credo che non ce l'abbia. E credo che tu vorresti che ce l'avesse. Non è per questo che mi hai portato a letto? L'assicurazione dei gioielli e tutto il resto erano soltanto una scusa per agganciarmi, non è così?
Io me ne voglio andare da questo schifo di posto. Eh già, ma lui non sarebbe contento. E poi con quali soldi? E dove andresti? Invece con lui morto e con i soldi dell'assicurazione sarebbe tutto più facile, no? La metà dell'assicurazione è tua. Sì, certo. La metà dei soldi. Giusto. Va bene, ci sto. Gli facciamo una falsa polizza, lo ammazziamo e poi ci dividiamo tutti i soldi. E come lo ammazziamo? Con la sua pistola. Senti, non è la prima volta che fanno una proposta del genere nel nostro mestiere. E qualcuna probabilmente è andata anche in porto. E allora? E allora farò finta di non aver capito. Rivolgiti a qualcun altro se vuoi, ma ti do un consiglio. Lascia perdere. Qualcuno ci è riuscito. Già, ma non certo gente come te. Perché ricordati che ci sono due cose difficili nell'ammazzare un uomo a cui si è fatta un'assicurazione. La prima è ammazzare l'uomo e la seconda fregare l'assicurazione. E una come te non ci riuscirebbe mai. Bene. E grazie del piacevole pomeriggio. Anna, dove sono finiti gli incassi? Maddox ha mandato a ritirarli. Ma che storia è questa? Perché? Voglio essere sincera. Sono io che li ho mandati a Maddox. Volevo evitarti la tentazione di prenderli per pagare i tuoi debiti. Victor, questa volta non ce l'avremmo fatta a restituirli. E questo avrebbe significato la chiusura dell'agenzia. Tu lo sai. Li hai? No, ho avuto un contrattempo e non sono riuscito a procurarmeli. Dammi una mano. Allora, li ha portati? Dice che non li ha. E quando li ha? Santini dice quando li hai. Ho bisogno di una proroga di un mese. Ha sentito? Un mese. Santini dice che va bene. Contento? Posso esserti utile in qualcos'altro? Cosa credevi? Credevi di cavartela? Hai approfittato della mia amicizia, ma mi hai messo in una situazione antipatica con Santini. Una gran brutta situazione, davanti a tutta quella gente. Che cosa poteva risponderti, Santini? Poteva risponderti soltanto sì! Hai capito? Comunque abbiamo deciso di darti una proroga, una settimana. Capisci? Porta quei soldi! O sono guai grossi. Per te. Hai avuto la tua proroga. E questi considerali pure gli interessi.
non contare più su di me. Perché sei tornato? Dimmi perché sei tornato. Sei tornato solo per questo? No. Sono venuto per la pistola di tuo marito. E cosa vuoi farci? Devo dei soldi a della gente. Credi che se ne accorgerà se gliela prendo per una volta? Posso sempre fare in modo che non se ne accorga. Ma perché dovrei farlo? Perché oltre a trovare i soldi per pagare quella gente, troverò i soldi anche per pagare la prima rata dell'assicurazione sulla vita di tuo marito. O hai cambiato idea? E tu come mai hai cambiato idea? Soldi! Mettili lì dentro! Tutti, tutti! Mettili lì dentro! Va presto! Dai, forza! Forza! Lì, lì! Stai dietro! Stai dietro! E il resto quando l'avrai? Tra un mese.
Se Bruno garantisce. Ehi, non un giorno di più. Credi che se ne accorgerà se ne sostituisco una? No, non penso. Bene. E ora parliamo. Di che cosa? Voglio sapere tutto di te. Di te e di lui. Di lui chi? Di te e di tuo marito. Avete mai avuto niente a che fare con la polizia? E lasciami. Insomma, rispondimi. No, mai avuto problemi con la polizia. Di nessun genere. Solo di passaporto, come tutti i profughi. Lasciami stare! Stai dicendo la verità? Sì! Con la pallottola che manca, questa notte ho quasi ucciso un uomo ed è stata una fortuna che non sia successo, sia per me che per lui. Ma non è certo con la fortuna che riusciremo ad ammazzare tuo marito e a fottere Maddox, hai capito? Chi è Maddox? Il capo della sede centrale. Controlla il lavoro di tutte le agenzie. È uno che non si fida neanche di sua madre. Cosa credi che farà quando si troverà davanti a un pagamento di 600 milioni a favore della vedova di un fioraio di periferia molto più giovane di lui e con un passato di profuga? Allora, hai mai avuto a che fare con la polizia? No. E gli uomini con cui lo hai tradito erano gente che aveva a che fare con la polizia? E come faccio a saperlo? Insomma, l'hai mai tradito con gente sospetta o no? Non so, comunque non credo, no. Va bene, ti credo. Mi serve una sua firma, chiara, leggibile. Ce l'hai? Ce n'è una sul suo diploma di tiro. Non cercarmi. Mi farò vivo io. Non cambierai idea? No. Devo ancora molti soldi a quella gente. E comunque ho deciso. Non voglio più avere problemi economici per tutta la vita. E fai questo solo per i soldi? E per cosa allora? Per te? Non lo so, può darsi. Che vuoi dire? Che quando avremo tutti quei soldi ce ne andremo insieme dall'altra parte del mondo. Perché no? Già. Molto romantico. Ecco. Che tipo è? Un fioraio. No, non domando di suo marito. Della beneficiaria, la moglie. Dunque, Elena Zevelich. Straniera. Sì, è una profuga istriana, ma ha sposato un italiano. Credo che il marito abbia voluto garantirle un futuro in caso di incidenti. Vabbè, se per questo 600 milioni possono garantire un buon futuro a chiunque, Zardi. Oh, lei li ha visti in casa insieme? Sì. Ah, ecco. E lei ha un amante. Che cosa glielo fa supporre? Hai 30 anni di differenza, eh? Se ce l'ha, non lo dà a vedere. Bene. Passiamo a un'altra pratica. Arrivederci. Lo brano subito. Eccomi qua. Mi ha fatto chiamare? Sì. Lì c'è una polizza di un tale che ha fatto un'assicurazione a favore della moglie, una certa Elena Zevelich, ex profuga, cerchi informazioni. Ha qualche sospetto? Beh, ha 30 anni meno del marito, eh? E probabilmente un amante. E 600 milioni e un amante possono costituire una situazione piena di tentazioni per chiunque, sì?
E quindi informazioni, eh? Bene. Perché sei venuta? Ti avevo detto che mi sarei fatto vivo io. Che cosa fai qui? Mi sentivo molto sola. Preferivi che andassi a cercare qualcun altro. Non dice niente. Preferivi che andassi a cercare qualcun altro. No, vero? Non avresti voluto. Non avresti voluto che fosse andata con un altro. Lasciala in sala! Lasciala in sala! Ma io ti do una lezione! Oh. Ma non dovevamo aspettare. Sì, l'occasione giusta. E l'occasione giusta è questa. Ma non dobbiamo aspettare. Non dobbiamo dare il tempo alla polizia di arrestare questo maniaco. Così potrà essere accusato anche per la morte di tuo marito. Dimmi cosa devo fare. Farti portare fuori a cena. Ma dai, con quale scusa? Non lo so. Per festeggiare. Festeggiare qualcosa che conoscete solo tu e lui e che se te lo chiederà la polizia non possa essere smentito. Non sarà facile, non lo so. Dovrei riuscirci, a tutti i costi. Il locale in cui andrete, ecco, si trova nella zona dei viadotti, ho già controllato. In questa stagione è chiuso, ma quando te lo chiederà la polizia, tu dirai che non lo sapevi e che allora vi siete fermati da soli a festeggiare in macchina. In realtà, tu ti fermerai fingendo che il motore non va. E come faccio? Azionando l'antifurto. Dovrai fermarti vicino a quella cabina. Io sarò là, nascosto. E tu andrai verso la cabina con la scusa di chiamare il soccorso stradale. Io vado. Lo chiudi tu l'ufficio stasera? Sì, sì. Io rimango a lavorare a questa relazione per Maddox. Cerchi di convincerlo che l'agenzia va a gonfie vele. Beh, anch'io questa sera mi occupo di una relazione e spero che sia più divertente della tua. Ciao. Ah, senti. Sì? Hai bisogno di qualcosa? Sì. Mandami giù il portiere con un termos di caffè. Ne avrò per molte ore. Va bene. A domani. Ciao.
Allora, ti muovi o no? Caffè. Bello caldo, gliene ha fatto quasi un litro. Sua moglie è un angelo. Glielo metto qui. Posso esserle utile in qualche altra cosa? No, grazie. Non faccia complimenti, io anzi, sono sì. Di sopra. Vorrei essere lasciato in pace. Certo, si figuri. Ho molto da fare, tenga. No. Grazie. Buon lavoro, eh? Grazie. Di che hai, Marianne? Profumi. Ah, profumo di soldi. Ma ti sbrighi a venire a cena? Ora vengo. Benvenuto a Capri. Gianni. Certo, Gianni. Madonna, la luce. Vado a vedere il contatore. Proprio tutto il palazzo.
Signor Zardi? Mi sa che è chiuso. Come è chiuso? A me sembra tutto acceso. Ma non lo vedi che non ci sono macchine? Andiamo a vedere, scendiamo. Cristo. Cos'è, troppo presto? No, è proprio chiuso, signore, mi dispiace. Stiamo facendo dei lavori di restauro. Non ci può proprio fare entrare? Eh no, purtroppo no. Ma torni a trovarci tra un mesetto, allora. Mi raccomando. Allora andiamo a casa. Elena, vai presto! Vai! Thank you.
Lo avrà letto, spero. Naturalmente. Posso sapere cosa ne pensa? Penso che sottoscrivere quella polizza non gli ha portato fortuna. Ho passato tutta la notte in ufficio per stendere una relazione nella quale cercavo di dimostrare che l'agenzia era in attivo. Ora credo che non lo sia più. Cioè, vuol dire che crede che sia stato il maniaco. Un maniaco di cui nessuno fino a una settimana fa aveva sentito parlare. Era conosciuto da tempo dalle coppie che frequentavano quel piazzale. Forse prima si divertiva a spaventarle, mentre adesso evidentemente ha cominciato a ucciderle. Al ritmo di 2 delitti in una settimana? No. I delitti dei maniaci hanno intervalli molto più lunghi, quando vengono presi dalla crisi. E poi, guarda caso, nel secondo delitto ammazza uno che ha appena firmato un contratto d'assicurazione. Non diciamo idiozie. Questo non è il delitto di un maniaco. Questo è il delitto di qualcuno che aveva tutto l'interesse a far fuori il fioraio per incassare l'assicurazione sulla vita. Qualcuno che ha organizzato tutta questa messa in scena? Sì, signore. Oppure lei ha qualche dubbio? Forse. Forse. E perché forse? Appunto perché sa troppo di messa in scena. Vede, se c'era qualcuno che aveva intenzione di uccidere il fioraio per incassare l'assicurazione, avrebbe fatto meglio ad aspettare qualche tempo, oppure a trovare un altro modo per ammazzarlo, un modo che non facesse pensare a una messa in scena. Non se questo qualcuno è una donna. Le donne agiscono seguendo l'istinto, non il ragionamento. Ma anche la moglie è stata ferita nell'aggressione. Sì, una ferita da 600 milioni. Noi andiamo. Dove? All'ospedale a trovarla. Voglio proprio vedere se riuscirà a convincermi come una coppia regolarmente sposata e con una casa a disposizione preferisca spassarsela in macchina piuttosto che nel proprio comodo letto, eh? E per di più in un posto dove un maniaco ha appena assassinato 2 persone. Lei ci raggiunga appena avrà trovato quelle informazioni. È sotto l'effetto di sedativi. È stata ferita solo superficialmente, ma lo shock è stato forte. Commissario, posso vedere questa deposizione? E così tutto sarebbe accaduto perché i due sono usciti per festeggiare la data del loro primo incontro. Mm-hmm. Certo, una bella sfortuna, no? Neanche a voi è andata bene. 600 milioni da tirare fuori sono una bella cifra, no? L'ha detto, commissario. Oh, qual è stata l'arma del delitto? Una 7.65 Parabellum, come la coppia precedente. E per voi della polizia questo basterebbe a stabilire che è stato il maniaco. Commissario, se l'unica prova è che i 2 delitti sono stati compiuti nello stesso luogo e con proiettili dello stesso calibro, io mi darei da fare per trovare qualcosa di più attendibile. Per esempio? Per esempio, provare che i proiettili dello stesso calibro sono usciti anche dalla stessa pistola, commissario. Ho capito dove vuole arrivare. Il fioraio non è stato ucciso dal maniaco, ma da qualcun altro, per incassare l'assicurazione, sbaglio? L'idea di dover sganciare 600 milioni... è dura da mandar giù, ma può portare a soluzioni affrettate. Lo sa, uno dei miei passatempi preferiti, oltre allo sport naturalmente, è quello di pensare con sconfinata ammirazione a come voi delle assicurazioni riuscite a fregare i vostri clienti. Elena Zevelic, profuga, con un precedente di truffa ai danni di un gioielliere. Nessuna notizia dell'amante? Non mi risulta finora che abbia un amante. Ce l'ha. Posso? Per una truffa di pochi soldi ai danni di un gioielliere, non mi pare si possa dire che questa donna è colpevole, a meno che non si tratti dell'amante, il quale, per quanto mi riguarda, per ora esiste solo nelle sue supposizioni. Esiste, commissario, esiste, un amante o un complice? Dacci tempo, vedrai che saltano fuori, l'uno o l'altro, o tutti e due. Ah, sì? E questa sarebbe la casa? Sì. Bene. Andiamo. Un momento. Controlliamo prima da dietro. Vediamo se c'è un'altra entrata. Poi mi spiegherà Maddox che cosa spera di trovare. Non lo so, vedrà. Lo saprò quando l'avrò trovato. Da qui si può provare.
Si rende conto, spero, che è illegale entrare in una casa senza mandato. Sì, vero? Ma anche ammazzare i mariti lo è. Via Lobrano, lei ha fatto questo ed altro, via. Già. Non vorrà, spero, che mi bruci. Si lavora meglio se non si rompono i rapporti con la questura. Zardi, mi dica una cosa. Sapeva che il nostro cliente era un tiratore? No. Beh, lo era. Questo è un diploma di tiratore scelto. Lobrano vuole ancora sapere cosa siamo venuti a cercare qui? La pistola, no? Allora, cerchiamo una pistola e vediamo se per caso è dello stesso calibro di quella che ha ammazzato il fioraio. Forza. Lei vada di sopra, lei in cucina e diamoci da fare, eh? Sono delle 7,65 Parabellum, lo stesso calibro di quelle che hanno ucciso il fioraio. Molto bene. Se ci sono queste pallottole, deve esserci anche la pistola. Cerchi ancora, eh? Di sopra non c'è nessuna pistola. Cerchi meglio. Noi dobbiamo essere sicuri che non ci sia. Perché anche il fatto che non c'è potrebbe significare qualche cosa. Cosa, per esempio? Per esempio che il nostro fioraio è stato assassinato con la sua stessa pistola. E che l'assassino l'ha fatta poi sparire. C'è niente in cucina? No, niente. Bene, dobbiamo cercare ancora. Non rimane che vedere dietro quella porta, ma il barrato. Lobrano, non è diventata la sua specialità? Hm? Va bene, bene, bene. Una pistola qui dentro. Ci vorrà un po' di tempo, forza, forza, via, via. Commissario, venga su, è urgente. Arrivo, arrivo. Dovrete rispondere di violazione di domicilio e questa volta sarò io stesso a denunciarvi. Mi meraviglio di te, Lobrano. Anche quando stavo nella polizia cercavi sempre di intracciare il mio lavoro. Adesso che sono libero professionista so però quello che posso o non posso fare. Scusate, potete litigare dopo con più calma, grazie. Io se fossi in lei la farei esaminare. Deve esserci pure un motivo se una pistola viene trovata nascosta in una cantina, che ne dice? Se è per questo possono essere decine le ragioni. Di solito le pistole non vengono lasciate in giro come soprammobili. Ma a parte questo, voi dovrete rispondere di violazione di domicilio. Ecco, ma intanto lei la faccia esaminare. Gliel'ho già detto un'altra volta, i nostri tempi e metodi non coincidono. Mi dia ascolto, cerchi anche lei di fare un po' di sport. Fa bene, rende più agili, più attivi e meno invadenti. Buona idea, ma intanto lei la faccia esaminare.
Buonasera. Ho qui con me le foto della scientifica. Questo primo proiettile è stato sparato in laboratorio. Appartiene alla pistola trovata in quel magazzino. Risulta che è stata rubata un anno fa in un poligono di tiro. E sul calcio c'erano le impronte di quel fioraio. L'altro proiettile è stato sparato dalla stessa pistola. Dove? In laboratorio? No. L'altro è stato sparato una settimana fa, nel piazzale del viadotto. Questo è uno dei due proiettili che hanno ucciso la prima coppia. Quindi, almeno in parte, le sue tesi erano esatte. Il fioraio non è stato ucciso dal maniaco per il semplice motivo che il maniaco è il fioraio. Ho fatto recuperare l'impermeabile che c'era nel magazzino, visto che l'unica cosa che sapevamo di quel maniaco è che portava un impermeabile bianco. Ma tanto non servirà. Le impronte sulla pistola non lasciano ombra di dubbio sul fatto che il maniaco fosse il fioraio. Il che però non prova che lui sia stato ammazzato dalla moglie con la complicità dell'amante per incassare l'assicurazione. Ah no. Caro commissario, è stata proprio quella donna con un suo complice. Quello che non potevano pensare era che nella loro messa in scena avrebbero ucciso il loro stesso alibi. Certo che a volte viene proprio voglia di credere in Dio, eh? Commissario, è stata quella donna con il suo complice e proprio con la pistola del marito. Quale pistola? Qui non esiste nessun'altra pistola, mi pare. Vede, commissario, quell'uomo, oltre a essere un maniaco sessuale, era anche un tiratore. Ora i tiratori sono sempre in possesso di una pistola, giusto? E lei vorrebbe farmi credere che il fioraio andava a sparare al poligono con una pistola rubata al poligono che teneva nascosta in magazzino sotto casa? No, commissario, in questa storia ci sono due pistole. Due. Ma una sola ragione per cui non siamo ancora entrati in possesso della seconda. E questa ragione è che ce l'ha ancora l'assassino, ovvero sia il complice della donna. Per ora si tratta solo di supposizioni. E con le supposizioni non si può incriminare nessuno. Più che giusto, commissario, più che giusto. E allora andiamola a trovare questa signora all'ospedale. Io credo che a quest'ora sarà già sveglia. Voglio andarmene, capito? Non avete il diritto di tenermi qui. Ma lei è proprio sicura di stare abbastanza bene per potersene andare? Per quanto ci riguarda è a posto. Lo so io come mi sento, grazie. C'è il collega che vuole farle solo alcune domande. Poi può anche andarsene se vuole. Ho già risposto a tutte le domande. Che volete sapere ancora? E lui chi è? Lui Maddox. Maddox. Mi chiamo Maddox. Ecco. E sono dalla compagnia con cui suo marito era assicurato. Ma non era lui l'assicuratore? Sì, è anche lui. Ma adesso, per cortesia, vuole rispondere alle nostre domande? Devo farlo proprio adesso? Beh, questione di pochi minuti. Va bene. Allora che cosa volete sapere? Poche cose, signora, soltanto poche cose. Per esempio, come mai lei e suo marito vi eravate fermati proprio in quello spiazzo sotto il viadotto? Anche questo l'ho già detto al commissario. Volevamo andare in un ristorante che sta da quelle parti, ma era chiuso, e così, tornando a casa, ci siamo fermati in auto per stare un po' soli. Romantico, eh? Vero, Lobrano? Molto romantico. E non sapevate che era pericoloso, no? Eh? Sa perché? Perché non avevate letto i giornali, ecco perché. Ma che sfortuna, né lei né suo marito avevate letto i giornali. Vede, signora, in quella zona un maniaco aveva appena ucciso due persone. Non sapevamo che si trattasse di quel posto, e poi c'erano altre macchine. E così suo marito ci ha rimesso la vita, vero? Doppiamente sfortunato, poi, perché se avesse avuto con sé la sua pistola, chissà, forse avrebbe anche potuto difendersi, non le pare? Quale pistola? Perché? Suo marito non aveva una pistola? Sì, però la teneva sempre a casa. Dove? In camera da letto, dentro un mobile. Ne è sicura? Certo. Commissario, facciamo vedere alla signora la pistola. È questa? No, non è quella di mio marito. Bene, grazie. Io non ho altro da chiedere. Di chi è quella pistola? Di nessuno, signora. È soltanto una pistola rubata. E allora perché mi avete chiesto se era di mio marito? Che cosa significa? Soltanto che noi abbiamo finito e per quanto mi riguarda lei può anche andarsene.
Allora, commissario, vuole ancora denunciarmi per violazione di domicilio? Ma il fatto che quel maniaco avesse due pistole non è ancora una prova contro la moglie, né prova l'esistenza di un complice. Esiste, caro, esiste. Sei tu? Brutta faccenda è questa del maniaco. Eh già. Ma mi sbaglio o era uno dei vostri assicurati? Sì. Scusi. Che c'è? Un momentino. Ehi, ma che le prende? È andata via la corrente. Crede di essere spiritoso? Io? No. Io non credo niente. Ho detto soltanto che è andata via la corrente. Ma no ora, l'altra notte, quando è rimasta a lavorare in ufficio, non si ricorda più? Eh già, perché è andata via la corrente, io sono rimasto al buio, tutto il palazzo è rimasto al buio, si sentiva soltanto un rumorino dal suo ufficio, della macchina da scrivere. Allora io che ho fatto? Ho preso la pila e sono sceso giù a bussare per vedere che succede. Mica può scrivere al buio, no? Niente risposta, tic 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 tic. Sempre sta macchina da scrivere mi rispondeva. Ho fatto il giro del cortile, sono andato alla finestra, ho bussato. Niente risposta. Tic 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 tic. Mi sono detto, ma dove si sarà cacciato? Non sarà mica successo qualche cosa. Poi, leggendo il giornale, mi è venuta una certa idea di dove lei poteva essere, mentre io dovevo credere che lei stava a lavorare in ufficio. La vuol sapere la mia idea? Senta un po', quant'è un terzo di 600 milioni? 200? Perché? Dobbiamo andare alla polizia. Che è successo? Ci sono delle novità sul fiorario. Pare sia stato un rapinatore ad ammazzarlo. Hanno analizzato tutti i delitti compiuti negli ultimi tempi con delle calibro 7,65 Parabellum. E hanno scoperto che i proiettili che hanno fatto fuori il fioraio sono usciti dalla pistola che ha anche ferito in una rapina il gestore di una stazione di servizio. Maddox è in piena crisi epatica. Se è stato un rapinatore, dovremo pagare. No, non è stato un rapinatore. Né lui né la moglie sono stati rapinati. Fino a quando non troveremo anche questa seconda pistola, secondo me non se ne può parlare. Lei sta affermando che il fioraio è anche il rapinatore? Beh, chissà, forse con due pistole. Ne usava una per fare il maniaco e l'altra per rapinare le stazioni di servizio. A meno che non esista qualcuno che poteva tranquillamente impossessarsi di quella pistola, come e quando gli faceva comodo, per fare una rapina. Per esempio il complice della donna. Va bene. Chiamiamola qui e interroghiamola di nuovo.
Chissà che non riusciremo a farle ammettere che oltre al marito maniaco aveva anche un amante rapinatore. No, commissario, è perfettamente inutile interrogare quella donna. Un tipo come quello non ammetterà mai nulla. E allora? Cosa suggerisce? Io suggerisco di fare in modo che quella donna resti fuori casa per un po'. Victor, la convochi con una scusa sulla pratica. Vede, commissario, in genere chi frequenta una casa lascia delle impronte, giusto? Bene, allora noi andiamo in quella casa e verifichiamo se in quella casa esistono delle impronte che voi avete nell'archivio. Il complice di quella donna potrebbe essere schedato. Commissario, in genere chi fa rapine lo è. Va bene. Visto che lei non sarà tranquillo finché non avremo trovato quella pistola, noi andiamo a prendere le impronte in quella casa. Agente, chiami subito la scientifica. Victor, lei telefoni immediatamente a quella donna e la faccio uscire di casa, chiaro? Ecco, così distingueremo le nostre impronte da quelle di questo famoso complice, se esiste. Commissario, esiste, esiste. Ecco che mi pende, perché non mi hai detto che hai fregato un gioielliere? Io? E chi allora? È la prima cosa che è venuta a sapere Maddox. E di lì è cominciato tutto. Avevo paura che se te lo dicevo ti tiravi indietro. Ma cosa è cambiato? È andato tutto bene, no? Sì, tutto bene. Lo sai chi c'è a casa tua? La polizia. E stanno cercando le prove che hai un complice. Non è vero. Ah, non è vero, non è vero, eh? Ma cosa credi che abbiano bevuto alla storia del maniaco? Perché no? Per la semplice ragione che tuo marito, oltre che un porco, era anche un assassino. Indovina chi è il maniaco del viadotto. Indovina! Lui! No! Tu sei pazzo! No, 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 no. Non sono pazzo. È stato lui a ammazzare quella coppia con la pistola che ti hanno mostrato in ospedale, che era nascosta nel magazzino di casa tua! E adesso che facciamo? Niente. Tanto Maddox non arriverà mai a pensare che il tuo complice sono io. O almeno fino a quando non troveranno la pistola di tuo marito. E dov'è quella pistola? Sei completamente pazzo a lasciarla qui così! Ma nessuno verrà a cercarla a casa mia. E poi forse mi servirà ancora. Come ti servirà ancora? Il portiere si è accorto che la notte del delitto io non ero nell'ufficio e mi ricatta. Non vorrei ucciderlo. Tanto, andare in carcere per un omicidio o per due è la stessa cosa. Andrà tutto bene. E poi hai ragione. Andare in prigione per un delitto per due è la stessa cosa. Vedrai, andrà tutto bene. Con quei soldi ce ne andremo insieme dall'altra parte del mondo. Ah, sì? Non ti fidi più di me? Soltanto perché ti ho mentito su quella storia del gioielliere. Avevo talmente paura che tu ci ripensassi.
E poi prima pensavo solo ai soldi. Per me adesso non è più così. E neanche per te. Non vuoi nemmeno che ti tocchi. Siamo da soli. Avanti ragazzi, questa è l'ultima stanza, facciamo presto, va. Me ne devo andare. Sì. Tanto ormai avranno finito quello che dovevano fare a casa tua. Quando ci rivedremo? Non lo so. Li farò vivo io. Va bene. Farò tutto quello che vuoi. Qualunque cosa succeda, io starò sempre con te. Avanti. Beh, non è tanto sufficiente. Alexis Bruno, pregiudicato. Resta seduto. Allora procuratemi un'altra sedia, questo mi ha fatto venire il mal di schiena. Come no? Una poltrona. Vabbè, ricominciamo. Sì, ricominciamo. Quando è che hai detto di aver incontrato per la prima volta la moglie di quel fioraio? 5 anni fa. Nel campo profughi. Sì, nel campo profughi. E per quanto tempo siete rimasti amanti? Finché non ha sposato quel fioraio. Già, perché dopo invece? L'ho già detto, la vedevo solo ogni tanto. Vedevo tanti ex amici, istriani, polacchi, gente che era stata nel campo per anni. Così vedevo anche lei. È per questo che avete trovato le mie impronte in quella casa. Lei si annoiava e ogni tanto andava a farle compagnia. In nome dei vecchi tempi. Certo, certo. E in nome dei vecchi tempi, appena il marito si è fatto un'assicurazione sulla vita, lo avete ammazzato. Ma io non ho ammazzato nessuno. Quella notte stavo giocando a poker con altre 4 persone. Posso, per favore? Certo. Un attimo. Stiamo controllando. Certo. Stai tranquillo. Rilassati. Quanti soldi ti aveva chiesto Santini per entrare in società con lui? Ehi, cosa credi, che non abbiamo il nostro informatore in quel cinodromo? Santini ormai sta diventando troppo vecchio e tu gli hai chiesto di entrare in società. E anche se fosse? Santini ti ha chiesto qualche centinaia di milioni per entrare in società. Come pensavi di procurarteli tutti quei soldi? Oppure una domanda non pertinente. Dove l'hai messa? Cosa? La pistola del fioraio, quella con cui l'hai ammazzato. Ma io non ho ammazzato nessuno, stavo giocando a poker, ho i testimoni. Se lo ripete un'altra volta, finisco col crederci. Non ce n'è bisogno. Quell'uomo è innocente. A questo punto è evidente. Se lo dice Maddox, il complice è un altro.
tutto? Per me. Di pazzo. Sì. E hanno firmato le deposizioni. Novità? I tuoi amici hanno confermato il tuo alibi. Visto? Fategli firmare il verbale. E sbattetelo fuori. Per ora. Maddox. Ha saputo? Hanno confermato il suo alibi. Insomma, lui era l'amante di quella donna. Ma non è stato lui a uccidere suo marito. Sì, lo so. Lo sa. Maddox! Ma fa sempre così quando deve ingoiare un rospo. Maddox, che cosa sta succedendo? C'erano anche le impronte di Zardi in quella casa. È scritto nella dichiarazione della scientifica, specificata stanza per stanza. Beh, è naturale. C'era anche lui con noi quando siamo andati a cercare la pistola. Non mi dirà che sospetta di lui. Chi è che ha fatto la perquisizione in camera da letto? Io. E invece c'erano le impronte anche di Zardi in quella camera. Ma lui c'era già stato in quella casa per firmare il contratto dell'assicurazione. E da quando in qua i contratti dell'assicurazione si firmano nelle camere da letto? No, Lobrano, Zardi è l'amante di quella donna. L'amante è il suo complice nella morte del marito. La prima cosa che ha tenuto a dichiarare subito dopo la morte del fioraio è stata che lui aveva passato tutta la notte in ufficio a scrivere una relazione. Perché? Soltanto per crearsi un alibi. Comunque lei verifichi se veramente si trovava in ufficio. Taxi! No! Ma guarda che si vede. Che cosa ci fai da queste parti? Devo salutarti qualcuno. Ho detto che eri in ufficio quella notte. Fatto bene, socio. È stato qui Lubrano. Sì, lo so. Naturalmente mi ha detto di non dirtelo, ma mi ha chiesto se sapevo dov'eri la notte in cui è morto quel fioraio. Ah, sì? Sospettano di te, lo sai. Sembra abbiano trovato le tue impronte digitali nella camera da letto della moglie. Per questo motivo Maddox sta facendo delle indagini su di te. Chiamalo. Sì? È lui.
Parla, Maddox. Sei tu. Beh, perché? Aspettavi qualcun altro? E se ti ha visto qualcuno? No, non mi ha visto nessuno. Sei sorpresa. Aspettavi qualcuno, no? Chi avrei dovuto aspettare? Quel Bruno, per esempio. Quello che sta sempre con Santini al cinodromo. Sì, lo so che l'hai visto la polizia. Ma lui non c'entra niente con noi due. È solo un amico. Ah, non era al corrente della nostra società. Ma di che stai parlando? Non è stato lui a farmi chiamare con la scusa dei gioielli. Non è stato lui a suggerirti di assicurare tuo marito per poi ammazzarlo. No, Bruno non ne sapeva niente. E invece sapeva molte cose. Sapeva che io ero senza soldi, per esempio. E sapeva che avrei fatto qualsiasi cosa per averne. Anche ammazzare un uomo. Comunque, ho qui qualcosa per te. Che cos'è? È un assegno da 600 milioni che ci siamo guadagnati uccidendo tuo marito. Stai scherzando? No, perché dovrei scherzare? Hanno pagato? Così presto? Sì. Una volta accertato il fatto che il tuo complice, la notte in cui hanno ucciso tuo marito, stava giocando a poker, hanno preferito chiudere la pratica e pagarti. Non ci credo. È un trucco. E perché dovrebbe essere un trucco? Perché non ti ho parlato prima di Bruno e ti vuoi vendicare. Vendicarmi? E di che? Del fatto che tu e quel bastardo eravate amanti? Oppure del fatto che non avrei mai visto quei soldi? Se non è soltanto un trucco, domani cambierò l'assegno e avrai la tua parte. E così ce ne andremo insieme dall'altra parte del mondo, eh? Era così che dicevi? Sì, diceva proprio così. Fammi vedere quell'assegno.
Sono sicura che è una trappola. Eh? È tutto un trucco. Non ti fidare. Bravo. Hai capito tutto. È stata mia l'idea. Puoi anche andartene. Ti darò un paio di cani buoni quando ci vedremo al cinodromo. Te li sei guadagnati. Allora, che cosa vuoi ancora? Vuoi un ultimo saluto di Elena? Non l'hai già salutata oggi, eh? No, 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 no. È te che volevo salutare prima. Alza le mani! Che cosa vuoi fare? Vuoi riprenderti questo? Non ti servirebbe. Soltanto Elena può cambiarlo. È un po' difficile cambiare un assegno nella cella di un carcere, sai? Che cos'è? È una radio. Bravo! La polizia ha registrato tutta la nostra conversazione. C'è la polizia là fuori, ha sentito tutto! Chissà cosa t'hanno promesso. Sei sempre stato un idiota. Ti possono promettere molto poco quando si tratta della vita di un uomo, sai? Anche di un bastardo come tuo marito. E allora perché le fa? Alza le mani! Su, su, su! Andiamo, presto. Facciamola finita. Quando sei venuto a pestarmi, eh? Che erano solo gli interessi. Ecco, questi sono gli interessi. Tutti gli interessi. Eccoli, gli interessi. Bastardo. Aprite. Aprite, polizia. Ti ricordi cosa ti avevo detto? Che se la vita è schifosa dentro una cella ancora più schifosa, avrai 20 anni per pensarci. Vai ad aprire. Vai ad aprire! Avanti, andiamo. Zardi, apra. Apra, Zardi. Zardi, venga fuori. Zardi. Zardi, apra! Zardi!
Ecco come c'ero arrivato, sul pavimento di quella lurida cucina, vicino al bidone della spazzatura. Il posto giusto per la gente come me. Come Elena. Come Bruno. Il posto giusto per tutti noi.